Volevo almeno vederti. Come sempre. Quando mi prende il chiodo allo stomaco. Ho provato a cercare negli altri quello che volevo da te. Mi sono soltanto buttata via. Gli uomini corrono, calpestano. Il mondo è sopraffatto dall'egoismo. Ma tu sapevi parlarmi con dolcezza, con amore. Chiedevo un po' di tenerezza. Ho trovato soltanto violenza. Piangere? Sì. Disperarsi? Certo. Ma io questa sera sono felice. Perché so dove raggiungerti. Ora so che la tenerezza che cercavo è in me. Perché tu sei in me. Scusami. Perdonami per quello che ho fatto oggi. Sono arrivata. Aspettavo che mi chiamassi, cara. Torno a letto e tu vai in ufficio. Maledetta egoista. Come ti senti? Bene. Ma un po' di freddo. Senza di te. Allora non puoi starmi lontano. Sono contento. Mi è piaciuto tanto, sai. Anche a me. Vedrai, staremo bene insieme. Ah, hai dimenticato l'accendino. Oh, che bello. Lo vengo a prendere? No. Per oggi basta. Vai a dormire. Riposati. Stasera ancora, eh? Ciao. Ciao, brutta. Mostro. Adesso stacco il telefono. Non voglio essere disturbata. Vado a letto. Sono distrutta. Ma felice. Ciao. Ciao, tesoro. A questa sera. A questa sera. Chiudi. Amore. Ciao. Emanuele. Hai dormito ancora sul divano. Non dovevi. Ti ho sentita felice. Molto. Ma perché sei rimasta qui? Ero decisa ad aspettarti. Ho freddo. Ti prego, lasciami scaldare un po'. Sì, sono felice. Penso che ci sposeremo. Mi spiace, l'ho bevuto tutto. Ancora, ti intossicherai. Esageri. Ti fa male. Te l'ho già detto altre volte. Crisi, eh? Bisogna che reagisci.
se no c'è la casa di cura. E magari il suicidio. Col tuffo dal balcone. Vado a letto. Sono calda. Baci anche tu. Il sonno cancella le idee brutte che hai nella testa. Vietnam si spara ancora da entrambe le parti. Il dono del mattino, tre saponette per 100 lire. Sale così a 30 morti sulle strade. Tre saponette per 100 lire. Ciò si spara su un fronte e sull'altro.
Perché non mi ha detto niente? Gli lascio un messaggio, glielo dica. Va bene. Ciao. Di regola quando parti, mi avverti, mi telefoni. Perché questa volta no? Sono immersa fino al collo nella violenza degli altri. Sto male ancora. E tu non ci sei. È come 8 anni fa, quando ero malata di desiderio e tu mi mandasti via senza prendermi. Professore. Mio caro cretino professore. Ascoltami. Sono stufa di sapere che ho bisogno di te. Potrei tuffarmi dal balcone. È come 8 anni fa. Quando sentii il primo desiderio e tu mi mandasti via. Mi mandasti via senza prendermi, professore cretino. L'angoscia del tuo ventre nasce dalla testa, dal tuo bisogno di tenerezza. Grazie, mio caro cretino professore. Sto male. Perché sei partito? Sei l'unico gancio cui posso appendermi quando mi torna il chiodo allo stomaco. Anche se non mi vuoi amare, perché sei partito? Oggi ho paura di buttarmi via. Ciao. 3 saponette per 100 lire. Benessere, pulizia, salute. Acquistate il tono del mattino. 3 saponette per 100 lire. Benessere, pulizia, salute. 3 saponette per 100 lire. Il tono del mattino. Pulizia, benessere, salute. 3 saponette per 100 lire. 3 saponette per 100 lire. Acquistate. 3 saponette per 100 lire. 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 Emanuele, mia carissima, dopo tanto tempo, tu non sai che sorpresa e che piacere. Ma accomodati. Accomodati pure. Scusa lo stato, sai, ma data l'ora. Magari tu venissi più spesso, magari. Ah, nessun rimprovero, lo sai, nessun rimprovero. Emanuele, sei turbata? Vieni che fa freddo. Dai, non senti qui che freddo che fa, eh? Avanti, avanti, brava, così, vieni dentro. Stai tremando. Vieni, vieni. Ti presento il mio capolavoro. Ne parleranno, se ne parleranno. Sarà il bestseller degli anni 70. Hai visto? Ho fogli sparsi un po' dappertutto. Sono abituato a scrivere di getto. Così, dove mi capita, qui, in camera da letto, in cucina, al gabinetto. Sarà una cosa grossa. Peter Weiss. Non mi dirai che non ti piace Peter Weiss, eh? Io l'adoro. Dimmi, come mai sei venuta qui da me, eh? Dopo tanto tempo, dimmi. Senti. Fummo spinti sulla strada a bastonate. Non c'erano posti preparati per dormire. I bambini piangevano per la paura. E tu al giornale, come vai? Non mi dire, sto benissimo. Figurati, lì al giornale tu scriverai di pillole, ecco. Rosse, bianche, per prima e per dopo. Anti e non anti. Ci rovesciarono davanti un sacco di farina di mais. La farina di mais è matta. Brandy? Caldo o freddo? Brandy. A quest'ora, mo'.
Sai, il pezzo è distensivo. Bello. E poi aiuta, così dicono. Emanuele. Ti prego, fammi fare l'amore. Cosa? Ma va. Ti telefono e non vieni. Ti invito a cena, niente. E poi... No, no, non ti credo. No, non ti credo. No, non ti capisco. Non ti capisco. Bella interruzione questa, piacevole. Oh, non credere, eh? Il mio libro mi preme. Molto. Ma se tutte le interruzioni fossero così, magari a un'ora più decente. Quando tornerai, vorrei leggertelo. Sì, 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 ci tengo, perché ti stimo. Però sei un bel tipo, sai? Sì, un bel tipo. Due editori lo vorrebbero, ma io... niente. Perché prima, sì, prima voglio leggerlo a te, cara. Beh, quando l'avrò finito. Quando l'avrai finito, certo. Così me lo leggerai, tutto. Mi interessa avere l'opinione di una ragazza di oggi, con i problemi di oggi, oppure senza problemi. Oh, vi capisco, va là. Niente problemi voi. Voglie e niente altro. Però sei un gran bel tipo, tu sai. Sì, sì, ma io capisco tutto, eh. Tutto. Infatti,
Il mio è un libro per giovani. Scrivere per me è gioventù, è vita. E quindi amo l'opera come amo la gioventù. Come amo vivere. Francesca, ma cosa è successo? Guardi come mi hanno combinato. Si ricopra, ma chi è stato? Questi giovinastri che contestano. Contestano, direi. Mi hanno trascinato. Erano furibondi. Non si può camminare. Li manganellassero tutti, dal primo fino all'ultimo. Prenda un fiatone. Si rilassi, sì. Ci sono qua io per lei. Clara, è la scatola delle potrindole. Da questa parte, donna Francesca. Grazie, Raffaele. Emanuele, tesoro, come stai? Ti prego, voglio fare l'amore. Scusa, non ho capito bene. Voglio fare l'amore. Non muoverti, io torno subito. Raffaello! Sì, io ecco subito. Vediamo un po' questo come va. Sì, vediamo questo come va. Bello, eh? Sì, molto. E poi anche molto di moda. Ah, non va. Vedi, è disunito, uno da una parte e uno dall'altra, non è possibile. Tesoro, donna Francesca, uno da una parte e uno dall'altra, è andato via, non vogliamo mica fare un monosena. No, fammi vedere qualcos'altro. Che disperazione, troviamo qualcos'altro, si impicciano tutti questi cosi. Vediamo questo come ecco, va. Vedi, questa è una copina. Il colore mi piace. Raffaello! Allora, Raffaello! Beh, scusi un attimo, la vestaglia per la signora. Color carne? Pensa, sembravo nuda. Chi è quella? Una cliente. La posso servire? Non credo. E allora? Allora diceva erano due bionde spettacolose, due pantere. Sembravano due bluebell. Una parlava anche il francese. Sì, insomma, è come il bergamasco. Beh, la Claretta le accompagna di là nel camerino di prova a provarsi le mutandine. Tesoro. A un certo punto sentiamo un urlo. Guarda, siamo rimasti con il sangue gelato. Lei che è schizzata fuori dal camerino urlando, signor, signor! Perché? Ma cara, erano due uomini, due maschiacci. E com'è finita poi? Tesoro, li ho serviti io.
Oh, Raffaello. È molto bella. Ma dico, vuole mettere la distinzione dell'offrirsi a un uomo così avvolta in una nuvola di seta, eh? Con il cattivo gusto invece di presentarsi fredda, nuda, disincantata. Eccomi qua, sono qua, prendimi caro. E ricreiamo un pochino di mistero, tesoro. Facciamo almeno finta che ci sia ancora qualcosa da scoprire. Beh, dico, la fascia che è una meraviglia, non la tocchi, ecco, la tocchi. Ma la lunghezza? Si guardi allo specchio, prego. Guardi come le sta, guardi come le sta. È bella, vero? Non è bella, è splendida. E adesso a lei che diventa splendida. Clara, fai un pacchettino per la signora. Sì, ma quanto costa? Per lei niente, tesoro, segniamo, se no i marito cosa servono? Di nuovo, cara, mi saluti suo marito. E stia attenta, se ha sempre quel viziaccio, questa volta ne fa un bococcino solo. Di nuovo, cara, Raffaello! La signora aspetta! Ci vengo subito. No, non è la stessa taglia, questo non vedi, è piccolo. Non va, Caldo, molto caldo. Perché non va via senza? Andiamo, dai, non essere scortese. Ma cosa ci fate con questi bagagli appresso? Cosa ci fate? Poi me li stregate, questi omaggi, me li stregate. Oh, no, qua ci casca tutto dentro. È spaventoso. Non si preoccupi, ho una sorpresina per lei. Ah, sì? Va bene. Lei non si nervosisca, stia qua, che poi magari io... Allora, Manuel, che cosa vuoi che facciamo? Ti vengo a prendere e poi ti porto a cena. Qui, adesso. Qui adesso. Vieni. Vieni, vieni, vieni. Raffaello! Aspettami qua. Raffaello! Ma dove sei, Raffaello? Tesoro, donna Francesca? Un fiore, un fiore. Non va, non va. Vedi, è disunito, uno da una parte e uno dall'altra. Bianchina? Bianchina, amore? Portami cosa? Cosa? Porco. Fiore d'infanzia. Raffaello, tesoro, cara. Come va? Ma cosa ha fatto? Non la riconoscevo, sembra sua figlia. Sì, sì. Come bella. Guarda. Oh, che bel cappellino. Oh, che le bel piace? Cappellino. Sembra una cosa, una... Eccola. Grazie. Una bomboniera. Di nuovo, cara, di nuovo. Arrivederla, Raffaello. Addio. Ti sta bene? Toglilo. No, strappalo. Cosa? Non essere sciocchina, è di seta pura, costa. Costa? No, dico, costa, ma ne vale la pena. Tua moglie? Dov'è? La tradisci spesso? Ah, non l'ho mai tradita e non la tradirò mai. Lei sì? Sì. Sì, che cosa? Ti tradisce. Puttana! Tu, eh? Sì, ti tradisce. Però dimmelo. Sì, lo fa con tutti. Sì, è una gran puttana, lo so, ma sono io. Sono io che voglio così. Mi piace, vero? No, tu non lo vuoi.
È a lei che piace. Si fa mantenere da te e ti tradisce. Mi piace. Lo sanno tutti. No, che non è... Sì. Smetti. Sei un cornuto. No. Una vignetta umoristica, una barzelletta. Ila. Senti, Emanuele, prima... Raffaello? Sì? Sì, vengo subito. Dicevo prima... Tu... Raffaello? Ho capito, vengo! Scherzavi. Raffaello! Aspetta, prima di andare via, magari ne riparliamo. Aspetta. Sì! Allora, cosa... Ma che ha oggi, Raffaello? Niente, un po' di emicrania. Lei mi pare che ci siamo, eh? Sì, sì. Gliel'avevo detto che questo era perfetto. Sì, questo va bene. Bene. Mi scusi un attimo, donna Francesca. Prego. Dove vai? Aspetta. Emanuele! Emanuele! Ti scherzavi? No. Ma come no? Lo sanno tutti. Lo sanno tutti. E con chi? Oliviero. Oliviero. Raffaello. Sì, non andrà via, io ritorno subito, aspettami, eh. Mi scusi, cara. Ha visto? Abbiamo sistemato sì, tutto. Sì, grazie. Beh, vai, dico a questo bottone, no, ghiacchina, tesoro. Importa, tanto vado a casa. No. Corpo, alto, sottile, gradevole al tatto e al contatto. Bello, direi. Inutile cercare l'anima. Che fai lì? Ti sei bloccata? Sei tutta nera. Ti chiamerò Notte. Salute, stupida notte in crisi. Sembri una fogna ostruita. Ti chiamerò Fogna. Oppure mendicante. Sì, mendicante minorata. Changé. Voilà. Sì, bello. Bello, sì, quasi perfetto. Thank you.
Non bisogna mai chiedere, mai. Dare, dare sempre. Incomincia tu, toglimi l'angoscia. E qui, si conclude sempre qui. Uccidila? Un trapianto di piombo sopra un organo inesistente. E carica, te la regalo. L'angoscia è un organo inesistente. Mai essere se stessi, si rischia di diventare bersagli fissi. Mirano e ti smerdano. Camuffarsi, bersagli mobili, contro tutti, e dare, dare, dare. Bello. Non voglio sapere quello che hai, forse hai un cancro. Dare, dare. Io do la pistola, ma usala fuori di qui. Ti guarirò. Certo. Oppure sei la solita deficiente che cerca l'amore. Stupida. L'amore non c'è, se ne è rimasto un grammo costa troppo. Deficiente, vieni. Vieni, ti regalo il mio contatto. Pelle contro pelle. E non c'è altro. Odore di buono. Ma ti guarirò. Ti guarirò, sì. C'è il modo per aprirti la mente da idiota, per non farti dolere l'angoscia che hai qui, qui. C'è il modo per sputar fuori l'anima e pensieri da integrata. Per riderci sopra. Per camuffarsi. Mai essere un bersaglio fisso da colpire facilmente. E allora bruciamo un po' di fuoco per guarire l'idiota. Tutto è fumo. Non c'è più coscienza. Non c'è più anima. Non c'è più dolore. Non c'è più l'angoscia, l'angoscia. Nuvole di fumo rosa, fumo rosa. Voci che cantano, che ridono. Sei guarita, l'idiota è guarita. Guarita, guarita. Sto male, sto male. Guarita. Non guarisco così. È tutto come prima, peggio di prima.
Adesso c'è il vomito. Tu non sai come aiutarmi. Neppure tu lo sai. Neanche tu. Tu non sai come aiutarmi. Pronto? C'è il professore? Attenzione, prego, la Italia alla battaglia. Va bene, richiamerò. 642 per Madrid, uscita numero 3. Io adesso all'Italia, no, the departure of 342 to Madrid, gate number 3. Signorina, signorina, vuole approfittare, eh? E vado in cielo. Venga, su, venga, prego. Dove vuole andare? Portami via. Progetti per la colazione? Sa dove andare? Che vuole fare? Crepare. Qui? Adesso? A mezzogiorno? Mentre tutti mangiano? Andiamo in albergo. Oppure vengo da te. Se hai un posto sicuro. Hai figli? Sì. Ti credono, ti amano, ti obbediscono? Sì. Allora un giorno spareranno. No, non credo, sono bravi. Spareranno meglio perché glielo faranno fare. Perché non stai zitta? Appunto, tu stai con le mani sulle mie cosce e non vuoi che parli perché ti disturbo. Quando mangi, quando bevi, quando dormi, tutti debbono stare zitti. Il silenzio imposto è violenza, lo sai? Come i rumori. Sì. Sai come lo romperà tuo figlio il silenzio che gli hai imposto? Come? Prenderà il mitra e sparerà.
Senti, dove andiamo? Qui in macchina è uno strazio. Naturalmente, sì, sì. Ti faccio un regalo. E tua figlia dovrà prostituirsi per cercare qualcuno che le parli o che la lasci parlare. Guarda che per me puoi anche scendere. Anche tua moglie, quando fai l'amore con lei, non le chiedi niente? Se le piace, se non le piace? Perché le hai insegnato a stare zitta. A te piace, vero? Agli uomini piace questo. È come aprire un rubinetto. Non lo sapevi? Noi dobbiamo incominciare dal cervello. Il cervello, sì. Per me puoi anche scendere, se no ti butto giù. La vuoi? Hai capito che la ti vuoi, butto la giù. La vuoi una parola da sputarci sopra? Sì, dilla. La vuoi? Avanti. Tenerezza. Pautà. Vattene, vattene. Sì, via. Me ne vado, vattene, sì, me ne vado. Schifosa, tutto a me capita. Sei, professore cretino. Dove sei? Che ti prenda un accidente. Tu lo sai cos'è la tenerezza. Lo sai. Ero fradicia d'acqua di mare e tu mi aspettavi al buio, sulla spiaggia, tutto vestito. Hai freddo? No. Ti mettesti a ridere. E mi copristi le spalle con la giacca. Ero vergine, una vergine che aveva scelto il suo primo uomo, perché siamo noi che scegliamo. Ma tu non mi volesti. Sono amico di tuo padre. Amico di mio padre. Ti dissi cretino, e lo pensavo. Ero tutta delusione, vergogna, rabbia, perché sapevo che la tua era l'ultima tenerezza del mondo. Caro cretino professore, l'ultima tenerezza. Whisky, di mattina. Perché non mangi, sciocca? Ti stai alcolizzando? Ancora no. Allora hai un magone. Per un uomo? Che serve? Ecco fatto. Ecco a lei. Ha finito? Prende altro? Porti via. Ora mangia. La signorina prende quello che prendo io. Bene. È stato un piacere incontrarti oggi. Perché ti sbronzi di mattina? Sei innamorata? Già, c'è anche una mela marcia nell'etamaio sul quale cammini. Ti piace la frase? Il letamaio. Ti sbronzi perché sei innamorata. Tuffati. Poi agisci. Buttati. È di moda.
ti prende? Ma che hai? Un chiodo. Sì, qui. Mangia. Che facciamo? Lo spezziamo? Sei carina. Te lo dissi anche tanto tempo fa. T'ho rivisto e mi ti sono appiccicata come un francobollo. È questo che stai pensando? Pressa poco. Pressa poco. Ti dispiace? Ti dà fastidio? Ancora no. Ancora no. Stai sulle tue. Ma hai sempre respinta. Ma oggi sei spaurita. Hai paura di tutto. Anche della tua sciocca, confusa morale. Ed anche di me. Ti odio. Sei bella. Lo sai che mi piaci. Sei ubriaca. Oggi chiunque può raccoglierti. Sarò dolce. Buona, vedrai. Come nessun uomo sa esserlo al mondo. Perché non ti mando via? Perché non me ne vado? Ho paura. Sei turbata. Si vede. Forse sei anche tentata. Se riesco ad agganciarti gli occhi, ti convinco. In realtà ho solo ribrezzo. Sei soltanto un'ambivalente integrata che crede di aver risolto tutto. Ti piace un uomo, lo prendi. Così una donna. Se non ti prendo oggi, non ti trovo più. Ti ho persa per un po' di tempo. Ma mi sei rimasta dentro. Guardami, Emanuele. Ti scongiuro. Ti prego. Guardami. Guardami. La violenza si combatte con la violenza. Guardami, ti prego. Guardami. Parli di dolcezza e mi stai usando violenza anche tu. Ti odio. Ti odio. Stai piangendo alla rovescia. Di dentro. È il mio momento. Se tu morissi sarei contenta. No, non è vero. Ti odio. Ti odio. Ti aspetto. No. Ciao. Ciao.
Da quanto tempo ci conosciamo? Dai tempi in cui due donne rimasero sole, perché gli uomini erano andati a caccia dei dinosauri. E quando tornarono le buttarono sui giacigli per calibrare la loro potenza. Ti piace? Per farlo a pezzi, sì. Me l'ha dato un uomo. Fallo a pezzi. Guardare un po', guarda, questa, che cosa vuol dire? Io parlo al vento qui. Sandri, che ne dici di questo? Allora ci vediamo stasera. Certo, alle 9. Sì, ma mi raccomando, niente cerimonie, niente presentazioni pompose, strette di mano, e soprattutto che domandino, senza paura, senza remissioni, come se si fossi in battaglia. E avvisali che non ho paura di nessuno. Vai, vai, vai. A stasera, allora. Bene. Bene. Quando è arrivato? Da un quarto d'ora. E allora? Lo mettiamo in seconda pagina. Aspettiamo domani, così vediamo gli altri come si comportano. No. Metti. Spara. Spara. Impara a sparare, sempre per primo. Vai. Sandri, guarda che abbiamo un buco in quarta pagina. Che ci mettiamo? Un buco? Ma non c'è la critica cinematografica. No, non è arrivata. Per me non l'hanno fatta. Questa nuova generazione di critici. Vanno al cinema e si divertono. E poi, presi dal rimorso ideologico, non sanno che cosa scrivere. Borghesi. Mettici una sagra paesana. D'accordo. Ehi. Via Grassi, che io ho fatto passare quel suo pezzo, L'ho rivisto un attimo. Più crudo, feroce. Le belle, se si affrontano, si affrontano. Se no, è meglio cambiare strada, capisci? Quel Grassi. Lo vorrei più deciso, più... Vai. Ci sono già tanti seminaristi qui. Buongiorno. Buongiorno. Scusi. Ed Emanuela arrivò. Un po' pallida, ma arrivò. Ma dico, adesso arrivi. Lo sai che ti abbiamo cercato tutto il giorno? Certo che sei proprio matta, sai. Scompari quando vuoi, ricompari quando ti pare. E se ti pesca il direttore? C'è stato qualcosa di nuovo oggi? Boh. Il solito carbonizzato importante sull'autostrada. E si capisce. Ah. Oggi si corre. Non c'è il tempo di pensare che tutto va a rotoli. A piedi,
a piedi. Come noi che con i piedi abbiamo fatto la storia. Anselmi? Anselmi? Anselmi, ma insomma, dove sei? È un'ora che ti cerco. Senti, lo sai che devi sempre stare... Hai visto quello là? No. Ci hanno mandato lui alla riunione. Lui è stato invitato al grande gesso. Sai che concluderanno quella? Un tubo! Bravo! Grazie, grazie. Inseriteci e diventeremo amici, dice lui. Inseriteci. No, no. Inquadrateci e diventeremo amici, dico io. Noi! Grazie, bravi. Politicanti da sacrestia. Bigotti! Sai che di cinesi a quella riunione nemmeno uno ce ne andrà. Io no. A me le brutte figure non me le fa fare neppure il partito! Quelli non sono comunisti, no? Sono cacchisti! Noi non abbiamo trovato la pappa pronta, no? Noi ci siamo fatti largo sulle montagne, nelle piazze, con le botte, con la lingua, con questo! Il coraggio. Ai, 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 ai. Ehi, che ti sei fatto? Fa vedere. Guarda che taglio. Ho un bel taglio. Bisogna portarlo. Bisogna portarlo all'infermeria. Chiamate il dottore. Ma una sciocchezza, ma perché? Ma curate. Prego, non fare sciocco, dai. No, ma andiamo, via. Ma no, ma inutile. Ma che cosa volete? Ma perché? Andiamo, piano, piano. Ma no, andiamo. Ma ne ho fatto le dita, figuratevi. Non devi insistere. Ma che cosa, cosa siete venuti a fare? Che cosa siete venuti a fare qui? Questo vorrei sapere. Piano, piano. Guardate, sta perdendo del sangue, ci vorrebbero delle vende. Fate qualcosa, vi prego. Calma. Fate qualcosa. Ho bevuto la pioggia. Mi sono lavato nella neve. Ci vediamo lo sterco. Lo sterco. Ho visto cadaveri. Sangue. Sangue dei feriti. Violenze senza giustificazioni. Ma è tutto inutile, non serve a nulla, diamo. Ma perché? Ma perché? Emanuele, dove mi porti? Dove mi porti, Emanuele? È profondo. Ha intaccato i tendini. Com'è successo? Una rissa? Ma che dici? Una rissa? Magari. E con chi vuole rissare al giorno d'oggi? È stato per una donna. Bisogna denunciare il fatto. Ma no, un banale scherzo. Sorvoliamo. Guardi, sarà doloroso. Le faccio l'anestesia. L'anestesia? Scusi, dottore, ma è inutile, vero? Io ho sempre lottato e sopportato a viso aperto. Collega, ti trovi di fronte a un fatto reale. Gli uomini si rivelano tali nel dolore. Vorrei vedere qui il cacchista. È a letto. Scommetto che porta i mutandoni di cashmere. Faccia pure. Bisturi. Ora facciamo una bella sutura. Vedrà che non le resterà neanche il segno. Pinze di sutura. Sei bella, Emanuele. Ha
complimenti. Gli altri sarebbero già crollati. Abbiamo messo a posto tutto quanto. Adesso mi raccomando, vada a letto e ci faccia sopra una bella dormita. Non si preoccupi se leverà della temperatura, però il braccio lo deve tenere sempre così. Mi raccomando, più su, così. Mi raccomando, i movimenti vanno fatti molto adagio, 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 eh? Ritorni a togliere i punti fra 6 o 7 giorni. E il braccio sempre così, eh? E il letto, mi raccomando, il letto. Il letto è quello che ci vuole. Ci resti il più possibile a letto, eh? Arrivederla. E mi raccomando, il letto. Non tralasci il letto. Ti prego, fammi fare l'amore. Un uomo provato come me vacilla e rinasce per un sussurro tanto semplice che solo una donna libera rende poesia. L'amore è azione, azione volontà, ideale credo. Sei impazzita? Ma perché l'hai strappata? Ma dove è andata a finire, dico? Ma perché? Ma dove l'hai buttata? Cosa? La Madonnina, quella medaglia. Ma non lo so, sarà rotolata là. Rotolata, è una parola. Ma dove è andata a finire, dico? Tribbio, quanti buchi in questa topaia. Ma certo, tu meritavi un posto migliore, un hotel di prima categoria, non so, un grand hotel. È pericoloso, è molto pericoloso per un uomo in vista come me. Mi conoscono con tutte le delibere sindacali, i congressi di sinistra, riunioni. Queste sono le regole di un uomo politico. Oh, io lo dico per te, non per me. Ma dove l'hai buttata? Ma non lo so. La roba da matti. Aspetta. Che merda di stanza. Ma la luce, un po' di luce, per Dio! Io vorrei sapere perché me l'hai strappata. È roba mia, no? E poi è un regalo di mia madre, insomma. Che cos'è quello? Ma che? 10 lire. Figurati se mia madre si accorge che non ce l'ho più, tali casini. Va bene che... se non la trovo più, dirò che me l'ha proibito il partito. Io non so che gusto sadico avete voi giovani di gettare, di strappare. Ma dov'è? Ma non lo so. Sarà finita lì. Finita lì, lì. È semplice per te. Almeno localizza. Localizza, dico. A destra o a sinistra. Dove? Dove? Vabbè, cercheremo dopo. Emanuele? No, basta. Lasciami. Mi sono stufata. Emanuele,
Ma sta a vedere che ti sei scocciata per la catenina. Ma anche la catenina della mamma è poesia. Si combatte e si muore anche per una catenina. Accidenti. Oh, santo Dio. Ma non capisci un cacchio neppure tu. Emanuele. Ho viaggiato solo, senza di te. Tieni, l'hai dimenticata. Ah, il mio cappello. Così in alto mi sembri un enorme pappagallo. Pappagallo? Tu mi vedi un pappagallo? Sì, sul trespolo. Pappagallo. Angelo! Angelo che salva, che distrugge, che rapisce con le sue grandi ali, che libera, che uccide con la sua spada di fuoco! Quanto sono decadente stasera. Che bel cane. Vieni qui, cane. Vieni, vieni. Su. Vieni qui. Vieni qui. Vieni. Su, dai. Così ti voglio. Allegra. E tuo? Me l'hanno regalato. Bu, bu, bu. Un americano. Sarebbe un buon guardiano, ma è pieno di complessi. Bello. Io e lui non comunichiamo più. Un giorno o l'altro lo faccio psicanalizzare. Lì, buono, cuccia. Li leggi tutti? No, li divoro. Vuoi favorire? Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte. Carlo Marx è indigesto. Toh, la mia tesi. Schifo. Ah, questo sì. Questo è omogenizzato. Come te lo preparo io, poi? Guarda, è tutto molto semplice. Ecco qua, sarò perfetto. Dunque, un po' d'olio. Un po' d'olio. Un po' di garofano. Due chiodi di garofano. Due noci moschite. Pepe! Pepe, sì, Pepe, grazie. Pepe, grazie, molto bravo. Anche cannella, questo l'ho già messo. È uno spicchio d'aglio. Prezzemolo, Lauro, salsa piccante. Grazie, molto brava, veramente geniale, intelligente. Allora, prezzemolo, Lauro, dov'è? Salsa piccante. Ecco. Allora, come lo preferisci, ben cotto o al sangue? Ah, le pincus! Le pillole pincus? Sì.
l'amore con la violenza. La violenza nell'amore. Contenta? Trentamila, cara. E torna quando vuoi. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? E chi se ne frega? Dare. Dare sempre. Io do. La pistola. Il fumo. E questa snervante faticata, che ti è servita per la tua angoscia, che non è altro che bisogno di violenza, il piacere della violenza. Guarita? Boh. Io do. Dai anche tu. 30.000, cara. E torna quando vuoi. Ecco il gettone. Grazie. Lasciala perdere, su, la conosco io, sai, abita qui di fronte con un'amica, è una figlia di mamma. È per bene lei, su, vieni, Mandrillino, andiamocene al cinema. Sì, le conosco io le ragazze per bene, se le stuzzichi nel punto giusto saltano più delle altre. Ma smettila, dai, su, vieni via, andiamo al cinema. Era. A porta, su, andiamo anche lì. Emanuele! Emanuele, mi sono alzata da poco, speravo di trovarti. Che fai? Vieni con noi? C'è fuori Gianni che mi aspetta, si va a ballare, ci sono tutti. Gigi, la Laura, il Franco e il Bobby.
A proposito, che disgrazia, eh? Quale? Ma non sei andata al giornale, non hai letto? No. Quel tuo professore, quello che abita qui dietro, è morto carbonizzato nella sua macchina sull'autostrada. Non pensavo. Senti, vai a casa. Torno presto. Ciao. Aspettami, eh? Rispondi. 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 Rispondimi. Rispondimi. Ah, sì, so perché.
Per un attimo ho creduto di essere sopraffatta, ma ho reagito con rabbia. L'amore nella violenza. La violenza nell'amore. No. Perché io conosco la tenerezza. Mi è stato chiesto di spezzare un pane in una sorta di comunione nera. Ne faccio una bianca per cancellare. Cancellare. Scusami. Voglio dimenticare. Cancellare. Ti chiedo perdono. Aspettami. Dimenticare. Cancellare. Perdonami. Cosa? Aspetta.